Giuseppe Macchia, responsabile del servizio Eni Enjoy. Siamo ormai abituati a vedere nel traffico queste auto tutte italiane con il marchio Enjoy. Bene, l'Eni ha avviato questa bellissima iniziativa. Vorrei chiedere innanzitutto qual è il vostro target, a chi vi rivolgete e come avete fatto ad abituare l'utente italiano e anche il turista ad una modalità così innovativa. Allora, in realtà noi quando abbiamo iniziato a progettare Enjoy non abbiamo pensato ad un target preciso, in completa controtendenza con quella che erano le logiche, le iniziative di altri competitor che prevedevano un car sharing come un'iniziativa legata solamente ai giovani. Noi abbiamo pensato che effettivamente il car sharing, così come lo abbiamo poi implementato, quindi con un servizio estremamente semplice, potesse essere anche rivolto ad un pubblico più vasto, quindi ad un target più vasto. E devo dire che abbiamo avuto ragione, perché oggi l'85% dei nostri clienti hanno un'età compresa tra i 19 e i 60 anni. Quindi diciamo non più un target giovane, ma un target molto più ampliato. Quindi le persone che sono nelle condizioni di poter utilizzare il car sharing non solo per andare all'università o per recarsi al lavoro, ma anche per il proprio tempo libero oppure per svolgere quei servizi, quali per esempio la spesa, di tutti i giorni. Ecco, qui siamo al premio Dona e, come dire, mi è d'obbligo fare una domanda che non è assolutamente diritto. Voi avete una clientela molto ampia e differenziata, abbiamo visto anche per età. Bene, come vi regolate con i vostri consumatori? Come li trattate? E io, utente del vostro servizio, quando mi rivolgo a voi perché qualcosa malauguratamente non dovesse funzionare bene, ecco, cosa trovo dall'altra parte? Allora, innanzitutto noi quando abbiamo progettato Enjoy abbiamo messo al centro del nostro progetto come obiettivo principale il cliente. E questo l'abbiamo dimostrato con un'iscrizione gratuita, molto semplice, che può avvenire attraverso il sito, attraverso l'applicazione, e con le tariffe che sono le più basse del mercato. Oggi noi siamo ad una tariffa di 25 centesimi al minuto in movimento, che è circa il 14% più bassa delle tariffe attualmente in vigore presso gli altri competitor, e questa tariffa poi scende a 10 centesimi quando si lascia la macchina in sosta. Quindi abbiamo cercato di dare una sostenibilità civica, economica al progetto. Quando ci sono dei problemi, i nostri clienti si possono rivolgere ovviamente al nostro call center, che è disponibile H24, e le loro problematiche vengono prese in carico e gestite secondo ovviamente le tempistiche in funzione di quelli che sono i problemi. Ci sono state anche alcune situazioni in cui ho telefonato io personalmente ai nostri clienti, perché avevamo effettivamente mancato, e quindi ci sembrava giusto contattarli direttamente, chiarire quello che era successo, e devo dire che diciamo, questa cosa è stata sempre molto apprezzata. Quasi come nei migliori film di Frank Capra, mi verrebbe voglia di dire. D'altra parte, vi chiamate Enjoy, come mai questo nome? Allora, in realtà il tutto nasce da una intuizione di una ragazza del team Enjoy, che un lunedì mattina mi dice: guarda che ho trovato il nome, Enjoy perché vuol dire divertimento, Enjoy perché all'interno, con quella lavorazione tipica del logo, c'è contenuto il nome di Eni, ed Enjoy perché è una parola internazionalmente riconosciuta, e quindi un progetto italiano nato in Italia, che si sta sviluppando in Italia ma che vuole andare anche all'estero. Bene, progetti per il futuro, cosa immaginate per intrattenerci ancora con gioia con nuovi servizi innovativi? Stiamo lavorando sul progetto dello scooter sharing con Piaggio, sarà la vera innovazione del 2015, un progetto che sarà il primo nel mondo, anche se ci sono delle altre iniziative leggermente diverse, soprattutto in Spagna, e quindi un progetto molto importante a cui noi crediamo, ancora una volta un progetto italiano con un partner italiano. Bene, la ringrazio e i migliori auguri per la vostra attività. Grazie, arrivederci.